Buon pomeriggio, ben ritrovati. Beh, il nostro appuntamento in diretta oggi è dedicato ai cittadini, ai diritti dei cittadini. Oggi sono venuti a trovarci i nostri ospiti, i consueti ospiti che vado subito a salutare e presentare l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Grazie avvocato per Grazie a aver voi. accettato il nostro invito e grazie anche a Giuseppe Brelcastro, responsabile del CAF CISL Buon di pomeriggio. Cosenza. Beh, la scorsa settimana avevamo parlato di tante cose, abbiamo parlato del fitto casa, lo ripeteremo tra poco perché a quanto pare c'è uno spiraglio per i tanti, le migliaia di calabresi che aspettano questo contributo fitto casa, lo ricordiamo aspettano ancora il 2010, lo ripetiamo anche oggi, magari chi non ci ha seguito la scorsa settimana ripeteremo quali sono queste novità. Abbiamo parlato anche dell'IMU. Beh, entro il 17, dottor Belcato, il 17 dicembre, bisognerà pagare il saldo, ecco, dell'IMU. Adesso il quadro è più chiaro, cioè i comuni hanno deciso quanto far pagare ai loro concittadini. Beh, per i CAF è una corsa contro il tempo, perché come abbiamo ricordato più volte in questa trasmissione, i comuni avendo avuto tempo, e quindi la cosa è stata prorogata, fino al 31 di ottobre per emanare le loro delibere di consiglio per l'eventuale aumento dell'IMU, oggi i CAF stanno raccogliendo tutte le delibere e quindi hanno lavorato non poco per cercare di dare la possibilità a tutti di pagare il saldo che, come ricordiamo, va improrogabilmente pagato entro il 17 dicembre. Qualora dovesse slittare, scattano subito interessi e mora. Quindi entro il 17 siamo ormai nelle condizioni di poter rilasciare l'F24 per il saldo dell'IMU, che in molte circostanze sarà un bel salasso. Infatti la stragrande maggioranza dei comuni ha portato l'aliquota all'1,06%, che è il massimo che si poteva richiedere ai cittadini calabresi, ma anche Certo, italiani in questo un caso. bel salasso come diceva dottor Belcastro per queste famiglie che sono sempre più in difficoltà. Tra poco torneremo a parlare del fitto casa, ma in questi giorni, anzi è da un po' di tempo che stanno arrivando delle cartelle esattoriali, richieste di pagamento alle famiglie. Avvocato, c'è una novità per quanto riguarda poi Equitalia? La vogliamo dire qual è? Sì, questo grazie all'impegno di associazioni, avvocati, comunque della macchina della giustizia, dalla parte dei cittadini che comunque si è messo in moto e combatte quotidianamente nelle aule di giustizia. Per quanto riguarda Equitalia, ricordiamo che le somme che vengono chieste a mezzo cartella Equitalia abbiamo già avuto anche con nostro contributo diretto alcuni procedimenti penali avviati perché il tasso oltre soglia, quindi il tasso degli interessi che era applicato e quindi la sommatoria delle somme che vengono chieste oltre al capitale da riscuotere è sotto giudizio per verificare se ci sia veramente usura, quindi tassi usurai. E a parte ciò, finalmente c'è un'unica fonte nel deserto attualmente, però sono in decisione molti altri procedimenti per quanto riguarda l'aggio che Equitalia richiede sulle somme riscosse. Cioè, ognuno di noi sa che quando arriva anche una multa, se la multa è di 100 euro, ci veniamo applicata sulla cartella una sommatoria di voci che praticamente da 100 si è passati a 300 euro. Finalmente una commissione tributaria molto provinciale, molto attenta, con delle argomentazioni fondate, ha ritenuto che l'ente di riscossione, in questo caso Equitalia, non può applicare tale aggio che gli è dato da disposizioni normative, semplicemente per la notifica della cartella, perché la notifica della cartella, come
12,50 euro, e praticamente assistiamo soprattutto in sede di accertamento di redditi alle imprese, per esempio, sappiamo che su un accertato di 1 milione di euro, con la semplice notifica si arriva a 1.500.000 euro, per cui 1 miliardo quindi delle vecchie lire semplicemente per spedire una raccomandata. Andiamo a noi comuni mortali, la stessa cosa, nel senso che per una multa di 34 euro con la semplice notifica della raccomandata della cartella di riscossione andiamo a raddoppiare, se non triplicare, quelle 30 euro perché abbiamo lasciato in divieto di sosta l'autovettura. Finalmente si è espresso e quindi si è affermato questo principio che praticamente ci vuole anche una certa corrispondenza fra quello che si chiede e quello che materialmente l'ente di riscossione fa. Per andare a invocare una raccomandata naturalmente bisogna non eccedere, perché altrimenti poi i parametri vengono tutti quanti sfalsati, non si può chiedere cifre enormi solamente per questo. Se poi la mancata opposizione della cartella provoca un pignoramento, un'ipoteca e quant'altro, poi sono delle spese che sono regolamentate. Però come primo avviso che arriva alla cartella, finalmente c'è il giudice tributario e una commissione tributaria provinciale ha affermato questo principio che è costituzionalmente orientato. E quindi l'equità anche nella riscossione. Certo, e quindi chi riceve una cartella in questo senso, che cosa deve fare? Ecco. Come abbiamo sempre detto, le cartelle, ci sono molte volte ci sono cartelle esattoriali di cui uno si trova a casa le ricevute di pagamento. Abbiamo sempre detto che qualsiasi richiesta di pagamento, soprattutto se arriva da un ente di riscossione, va impugnata. In prima battuta si può notificare un'istanza di autotutela, cioè si dice all'ente di riscossione, tu vedi che comunque, come da fotocopie di ricevute che ti allego, cioè fai lo sgravio, non procedere perché è pagato, perché il debito è estinto, perché è prescritto o sei decaduto dal diritto di poter procedere, e quindi mai però far decorrere il termine per impugnare, perché poi l'istanza di autotutela è praticamente un atto che l'ente non è obbligato ad aderire. Però se scadono i termini per impugnare la cartella esattoriale, poi questa cartella diventa titolo esecutivo, diventa tutto più difficile. Certo. E voglio ricordare che questo dellaggio che applicano sulle somme da riscuotere è un'arma in più che ha il contribuente. Però, come sempre, bisogna innanzitutto, oltre ad eccepire questo nei ricorsi, fare un'istanza all'ente di riscossione e all'ente che ritiene di vantare questo credito di autotutela, perché si può chiedere al giudice poi una condanna per lite temeraria, nel senso che se io sono costretto ad andare a ricercare fatture vecchie o andare a ricercare presso Equitalia ETR con le lunghe file, perché Equitalia ha il cattivo vezzo di mettere nelle cartelle che ha notificato decine di volte per interrompere la prescrizione, poi si va a scoprire, come spesso si scopre, che praticamente non è vero ciò. Tutto questo fastidio che ha il contribuente, con l'istanza che si fa di autotutela, già si mette in guardia coloro, certo, che ci chiedono i soldi, che vedi che tu non puoi andare avanti, e se ci costringono a fare ricorso, ben possiamo chiedere al giudice competente, tributario o ordinario, a secondo di quello che ci viene chiesto, il risarcimento del danno. E questo è importantissimo. E quindi che cosa bisogna fare? Il contribuente, ovviamente, o andare dal proprio avvocato o dalle decine di associazioni di consumatori, però fare vedere la cartella che è arrivata e farsi consigliare da un tecnico. Ecco, mai il fai da te in queste cose, certo, lo sconsigliamo vivamente. Certo, e poi non dimenticarci di queste cartelle mai, che arrivano, mai, perché magari poi decorrono i termini e diventa tutto, come giustamente lei diceva, molto molto più complicato. Insomma, in questo nostro spazio noi, come di consueto, diamo voce ai cittadini, ma accendiamo i riflettori sullo stato di disagio che le famiglie in questa terra vivono. Beh, oggi nel corso dei nostri telegiornali vi abbiamo parlato, vi abbiamo anticipato anche questa manifestazione che ci sarà a Cosenza, promossa dai sindacati. Perché? Perché non arrivano i fondi promessi
anche dal governo per gli oltre 23.000 lavoratori che in questa regione vanno avanti grazie agli ammortizzatori sociali in deroga. Questo avvocato, è anche, lo chiedo anche al dottor Belcastro, c'è cioè il dramma di queste famiglie, già lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, già questo è davvero bruttissimo per queste famiglie. È stato loro promesso un sussidio, quindi gli ammortizzatori sociali in deroga. L'assessore regionale Stillitani è andato più volte a Roma, servivano oltre 200 milioni di euro per garantire un po', tra virgolette, di serenità a queste persone. Il ministro si è impegnato, non ci sono 200 milioni ma ce ne sono 30 milioni, ma neanche questi arrivano. Quindi oggi proprio i sindacati sottolineavano questo fatto, cioè che è quasi paradossale che questi fondi, queste promesse non vengano mantenute da uno Stato che da una parte chiede dei sacrifici enormi ai cittadini per uscire dalla crisi, dall'altro però è lo Stato che non mantiene i suoi impegni. Quindi questa è una situazione molto paradossale, diciamo sì. Così. Sì, io naturalmente la vedo dal punto di vista processuale, certo. Per la professione che faccio, e quindi quello che è venuto a mancare è il patto sociale, nel senso che la cassa integrazione, la cassa integrazione in deroga, fanno seguito a un contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè io nel momento in cui ho un impiego, pubblico o privato che sia, stipulo un patto proprio con lo Stato, perché secondo le leggi dello Stato vigenti, io mi va bene impiegarmi. Poi lo Stato non può in corso d'opera cambiare le regole, perché altrimenti io avrei dirottato le mie energie, le mie risorse verso altri lidi. Certo. Per cui nel momento in cui io accetto un lavoro, perché è così regolamentato da norme di legge, lo Stato deve farmi il piacere, non a me, a tutti i cittadini, di non cambiare in corso d'opera le regole, perché io so che se mi impiego ci sono delle regole che normativizzano, diciamo, il mio rapporto di lavoro, e so benissimo quando andrò in pensione che pensione avrò, se succede qualcosa al mio datore di lavoro che fine farò io, e quindi che ammortizzatori sociali ci saranno. È ovvio che questo proprio patto sociale non può essere violato dallo Stato, certo, per cui lo Stato sociale si fonda sulle regole che devono essere certe. La certezza ce la deve dare lo Stato. Certo, se manca la certezza dello Stato, il problema, poi il disordine sociale nasce proprio da questo. Noi dobbiamo avere regole certe, con sacrifici, però proprio si tratta di patto sociale violato. Tra poco il dottor Belcastro ci dirà, perché come anche rappresentante del sindacato ci sono molte famiglie che vedono il loro ISEE, diciamo, abbassarsi perché cambiano proprio le condizioni. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buonasera, da Castro. Allora abbiamo, sì, la sentiamo male perché c'è qualche problema al telefono. Forse il volume del televisore è alto? No, sono in un'altra stanza, quindi non... Perfetto, allora adesso la sentiamo un po' meglio, sì. Senta, volevo fare una domanda all'avvocato, se era possibile. Certo. Volevo chiederle questo, cioè nel momento in cui io ho tutte le ricevute di un qualsiasi pagamento, Equitalia, spazzatura, acqua, bollette varie, cioè perché io devo prendermi la briga andare a rispondere a queste aziende dicendo guardi perché io ho pagato, non faccio, cioè io ho la ricevuta, se loro la vogliono la ricevuta possono anche venirsela a prendere, o sbaglio? Certo, a volte per il cittadino diventa faticoso, anzi meno male che lei conserva tutto. Io conservo tutto, mi è arrivata dalla provincia lì, bolli non pagati, 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, non ho mai risposto, non mi hanno più risposto, non mi hanno più chiesto nulla. La stessa cosa, io avevo un finanziamento con una finanziaria, tutti i bollettini pagati prima della scadenza naturale, attenzione, manca il numero 8, il numero 14, il numero 7 di bollettino. Io non ho mai risposto nulla perché ci ho tutto conservato. Dico, nel momento in cui mi servono se li vengono a prendere. Certo. Cioè, io ho anche delle spese poi da sostenere. Una raccomandata da fare per dimostrare che io ho pagato, devo allegare la fotocopia, devo prendermi un'oretta di tempo per andare a fare tutte queste cose. Cioè non mi pare una cosa giusta, non lo so se è corretto quello che faccio, ma può darsi pure che sbaglio, non lo so. No, voi fate bene, diciamo, fate bene
a conservare tutto, perché quello che dicevo prima, sta accadendo il patto sociale. Io quando devo andare a pagare la bolletta della luce o del telefono, mi viene imposto di andare presso Poste Italiane con un bollettino premarcato. Per cui una volta che io sono stato diligente, ho adempiuto nei termini e sono andato a pagare, è ovvio che, e quindi è, diciamo, è tutta la funzione pubblica questa, no? Quindi come la rata del mutuo e quant'altro, è ovvio che lo Stato non mi può poi obbligare a mantenere un archivio personale per non so quanti anni, perché giustamente arrivano ancora cartelle esattoriali per crediti del 96, è ovvio che chi è quel benedetto cristiano che ha la pazienza, ha lo spazio, il tempo, il modo di andare a conservare tutto questo, è ovvio che porta, diciamo, un disturbo, un'afflizione, perché molte volte non si trovano le ricevute di pagamento, per cui spesso e volentieri chi non le trova deve soccombere. Ecco perché davanti ai giudici noi stiamo, ma tutti quanti quelli che fanno adesso opposizione, naturalmente chiedono anche il risarcimento del danno, perché il risarcimento del danno è proprio questo, perché uno perde tempo. Poi può anche non trovarle, può anche non trovarle, può anche non trovarle. Beh, cioè, molti. Diceva, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire, tra le altre cose, cioè mi sembra una cosa banalissima, assurda, cioè io vado all'Equitalia a pagare la rata della spazzatura, faccio un esempio, dopodiché fra un anno mi scrive l'Equitalia e mi dice la rata tu non l'hai pagata, ma se io te l'ho pagata non con bollettino postale, sono venuto lì a pagartela personalmente, com'è possibile che questi benedetti signori non si trovano i pagamenti? Cioè, mi pare una cosa assurda questa. Cioè il cittadino deve avere tutto, invece a volte gli enti sono... Niente, lì. Ma molte volte ci giocano proprio su questo, perché ma su centinaia di migliaia di richieste di pagamento, ma veramente sono tantissime le persone che sbadatamente, come faccio io per esempio, pago e poi mi dimentico dove l'ha ricevuta, è ovvio che poi si trovano in grave difficoltà, nel senso che poi devono andare a dimostrare. È vero che poi c'è un'istruttoria proprio lunghissima, perché uno si deve ricordare il periodo che è andato all'ufficio postale, fare un'istanza all'ufficio postale per andare a vedere se quel pagamento è transitato presso una loro cassa. Però è tutto un lavorio che per la persona che veramente nel quotidiano ha mille impegni, ecco dov'è il risarcimento del danno, perché l'amministrazione non può fare questo, è l'amministrazione che ci deve tenere i conti a noi cittadini. Noi l'unico obbligo è pagare, poi dovrebbe essere finito lì. Però nel momento in cui ti arriva una cartella, tu magari hai già pagato, hai la ricevuta, però devi dimostrare, cioè devi andare tu, come diceva. Bisogna andare, ed è ecco. Proprio questo, perché si è invertito l'onere della prova, cioè dici mi devi dare dei soldi e invece di dire mi devi dare dei soldi e te lo dimostro io, sono io che devo andare a dimostrare, no, che ti ho pagato. Quindi c'è una stortura anche qua. Il cittadino comunque deve andare con il bollettino. Il cittadino è un suddito. Il cittadino è un suddito, non è uno stato di diritto, questo lo ripetiamo moltissime volte. C'è una dittatura da parte degli enti per quanto riguarda il cittadino, non ha diritto, non ha alcun diritto in questo. Deve solamente subire e deve, come ho detto, il telespettatore è, diciamo, persona attenta, accorta e per caso ha un archivio personale che tiene bene ordinato. La maggioranza dei cittadini ovviamente questo non lo fa, perché bisogna avere spazio, tempo, cose e tante altre cose che solitamente non si hanno. Queste sono tutte voci di risarcimento, perché è una vessazione da parte dello Stato nei confronti del contribuente. Ecco, questa è l'arma del cittadino. Non so se voleva aggiungere qualcosa oppure la sua... che ha un archivio a casa, quindi io con me non ti scappa, cioè nel senso che io posso dimostrare oggi domani tutto. L'unica lettera che io ho scritto alla provincia, mi ricordo, per un bollo di un'auto che tra le altre cose avevo venduto al concessionario e volevano pagare i polli, io ho scritto, ho detto rivolgetevi alla concessionaria perché il giorno dopo, in tale data, io ho venduto la macchina, dopodiché non mi è arrivato più nulla da... perché non avevo nulla, cioè nel momento in cui vendo una macchina, fra due anni mi dicono lei il bollo del 2012 non l'ha pagato, dico scusi ma se io l'ho venduto nel 2010, poi tutte le trascrizioni... Abbiamo un po' di problemi con i telefoni, comunque abbiamo capito benissimo, insomma
Lei fa bene a conservare davvero tutto e chiaramente nel momento in cui dovesse arrivare una richiesta per un pagamento già effettuato, uno ha tutto, ha un archivio, però non tutti sono così. Grazie comunque per aver chiamato, avevamo un po' di problemi sulle linee. Dottor Belcastro, dicevamo prima che aumenta questo esercito, no, di disoccupati, persone che perdono il lavoro, quindi cambiano anche cambia anche la situazione economica delle famiglie. Voi come CAF, insomma, avete un po' un osservatorio, no, privilegiato per quanto riguarda questo andamento che si registra da un po' di tempo in questa nostra regione, ma negli ultimi mesi davvero si è accentuata ancora di più. Mi risponde tra poco, dopo la telefonata. Pronto? È pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Salve. Volevo chiedere al dottor Belcastro, siccome mi sono sintonizzata con qualche minuto di ritardo, sì, non ho capito se si può già andare per la seconda rata dell'IMU, sì, ai CAF? Sì, sì, siamo già pronti per poter stampare l'F24 con le nuove aliquote. E mi sa dire il comune di Cosenza quando l'ha portato? No, io non ricordo tutte le delibere, sono 155 solo nella provincia di Cosenza. Ma siccome ci sono, se l'ha aumentato? Guardi, sì, è stato ritoccato sulla seconda casa, mi pare, ma ci sono più di un'aliquota. C'è l'aliquota per la seconda casa. No, potrebbe... no, mentre se la prima è unica casa. Sulla prima casa mi pare non ci sia stato su Cosenza, però potrebbe esserci sulla pertinenza. Quindi è importante che lei vada al CAF, perché lì, siccome ci sono le delibere che sono state acquisite nei giorni scorsi, sono anche nelle condizioni di poterle stampare l'F24. È importante andare lì perché se uno, per esempio, oltre alla casa può avere la pertinenza, magari è cambiata l'aliquota della pertinenza, è cambiata l'aliquota della seconda casa. Quindi è importante farsi fare l'F24 dal CAF perché sono adesso nelle condizioni di poterglielo stampare. Vabbè, quindi io già domani potrei andare sì, tranquillamente. Poi un'altra cosa, per cortesia all'avvocato Rodighiero, per quanti anni dobbiamo, la ringrazio dottor Belcastro, per quanti anni bisogna conservare le bollette dei vari... le ricevute di pagamento, insomma, per quanto andiamo a pagare... Perché io ho bollette di 10-15 anni, è morto mio marito... 5 anni, sono 5 anni perché carte. Tutti i contratti di somministrazione... di somministrazione soggiacciono alla prescrizione quinquennale, 5 anni. Quindi 5 anni posso togliere gli altri anni? Guardate, siccome stiamo osservando in modo illegittimo, allora il problema della prescrizione, se uno vi richiede un pagamento di una fornitura, diciamo, di energia elettrica o di acqua, ovviamente, è 5 anni, per cui già voi potete eccepire la prescrizione, per cui non c'è bisogno di dimostrare alcunché. Cioè. È ovvio, questi sono i termini prescrizionali. Se voi ce le avete, vi occupa un po' di spazio, ma se poi volete eccepire la prescrizione, si eccepisce 5 anni, le dovete tenere. Se poi volete essere ulteriormente proprio diligente e conservarvele, quando vi arriva una richiesta di pagamento, si manda all'ente che ve l'ha chiesto, se l'acqua tipo acque potabili e quindi gli mandate le bollette già pagate, chiedete lo sgravio di quella cartella e quindi l'ente che vi chiede il pagamento vi farà lo sgravio che poi verrà comunicato a Equitalia in modo che Equitalia si asterrà dal procedere oltre. Per cui 5 anni dovete tenerle senz'altro. Dal momento che avete un archivio, ve lo rimpolpate bene, così poi un giorno saranno anche oggetto di modernariato, ecco, le bollette insomma, vecchie. Per sicurezza è meglio tenerle qualche anno in no, più. No, la prescrizione è 5 anni per tutte le certo, forniture. Però visto che stanno arrivando richieste. Sì. Va bene. Come sempre chiarissimo l'avvocato, la ringrazio, buonasera. Grazie a voi. Grazie signora. Allora, dottor Belcastro, chiudiamo sì, il discorso. Situazione difficilissima. Purtroppo lei lo diceva, ci sono oltre 19.000 lavoratori in deroga, in mobilità in deroga, tanti altri in cassa integrazione, tanti altri lavoratori LSU, LPU, una situazione drammatica e le notizie che purtroppo sono arrivate nei giorni scorsi da parte del Ministero non lasciano assolutamente ben sperare. Quindi intanto lei ricordava l'iniziativa di mercoledì, ma domani pomeriggio la CISL ne fa un'altra, alla quale dovrebbe presenziare l'assessore Stiglitano,
Da lì capiremo anche com'è la situazione, perché addirittura il governo parla di chiedere i fondi del 2013. Cioè, capite che chiedere oggi i soldi del 2013 significa che il 2013, con la crisi galoppante, con le aziende che espellono ancora manodopera, capite che arriveremo in una situazione di non ritorno in questa regione, perché la crisi rispetto al nord d'Italia stiamo cominciando a sentirla con profondità proprio in questi mesi. Comunque cambia e proprio la situazione. Cambia proprio la situazione economica, perché noi ci ritroviamo persone che facevano l'ISE e aveva un certo reddito, oggi che questi sono stati licenziati, la situazione economica della famiglia cambia totalmente. E infatti noi invitiamo la gente a venire a fare l'ISE, controllare, e poi magari parliamo subito dopo dei bonus, certo, che possono essere anche un piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà. Certo, ne parleremo tra poco, ma abbiamo la pubblicità, ma abbiamo anche una telefonata. Chiedo a Piero, allora noi andiamo in pubblicità, la persona che è in linea può attendere, torneremo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, in diretta, per continuare a parlare di diritti dei cittadini. Prima di andare in pubblicità abbiamo sentito che abbiamo già una telefonata in linea. Piero, non so se già possibile sentire. È caduta la linea. Allora, continuiamo a parlare insomma, di questo stato davvero drammatico di crisi che investe le nostre famiglie. Prima di andare in pubblicità avevamo detto, insieme al dottor Belcaso, insieme all'avvocato Rodighiero, che aumentano purtroppo le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà, famiglie che fino a qualche tempo fa erano considerate benestanti, cambiano le situazioni, si perde il posto di lavoro e purtroppo aumentano le difficoltà economiche, si impoveriscono le famiglie. Quindi dicevamo prima che cambia anche la situazione economica, quindi l'ISEE, e ci sono queste famiglie che potrebbero a questo punto usufruire dei pochi bonus ancora, che ancora il governo ha disposto per queste famiglie in difficoltà. Ne parleremo tra poco perché abbiamo la telefonata. Pronto? Sì. Buonasera. Salve. Vorrei sapere una cosa dell'avvocato. Certo, signora. Siccome io avevo un fratello, no? Sì. È morto. E ha lasciato la moglie senza erede. Sì. Mio fratello aveva una casa. E io ho una piccola particella. Di questo appartamento, ecco, di questa casa. Di questo appartamento. E anche da altri cinque fratelli. Sì. Ognuno abbiamo una piccola cosa. Ma vogliamo sapere una cosa. Se possiamo fare qualcosa, insomma, la vogliamo vendere, per esempio. No, se la possiamo vendere, perché c'è la moglie dentro, capito? Abita quindi la casa coniugale, ecco. Dove però, insomma, ogni fratello del defunto aveva una... Abbiamo una particella. Allora, si può vendere in questo caso un appartamento in queste... Il quesito che avete posto, ovviamente, come tutta la materia ereditaria, è molto cavillosa, per cui bisognerebbe vedere atti e documenti e quindi avere, diciamo, 10 minuti per vedere le carte, per darvi un consiglio certo. In linea generale, per quello che mi avete detto, dovete sapere che l'ordinamento giuridico italiano non vuole la comunione, cioè i beni che sono in comunione non già molto favore. Per cui se gli eredi, e quindi questa casa è in comunione fra più coeredi, certamente a distanza, se non vi mettete d'accordo in un modo o nell'altro, potete chiedere la divisione giudiziale dei beni ereditari. Però questo ovviamente bisogna obbligatoriamente, essendo giudizio di tribunale, con un avvocato, con l'assistenza di un avvocato, e quindi avviare tutte le procedure. Però magari una fase pre-contenziosa
diciamo, convocando tutti i coeredi e andando a vedere bene se ci può essere qualche tipo di accordo, come consigliamo sempre in questa materia. Quindi, per cui la risposta è sì. Però accordo non ce ne sta, ne state fatte a forza così. Però perché fatevi assistere. Tra fratelli, cose, insomma, va bene, però. Però fatevi assistere da un tecnico, da un legale, perché ve l'ho detta in due minuti, però sì. Ecco, le procedure. Ci avevano detto che noi alla moglie non la possiamo togliere dalla casa, non lo so se è vero. La moglie è proprietaria di una quota, poi bisogna vedere se la moglie ha un diritto che è imperante, se di abitazione, se è prima casa o se è una casa secondaria. Se era casa coniugale, ecco perché vi ho detto. Sì, cioè, no. È una casa coniugale, perché sono 10 anni che sono. Perciò vi ho detto che in queste materie, in linea generale, è come vi ho detto io. Poi bisogna che i documenti, ecco, devono essere visti da un legale, in modo che avete, ecco, proprio la consulenza specifica per quel problema, perché non si può prescindere dalle carte. Certo, signora, da dove ci chiama lei? Io, di Castiglione Cosentino. Da Castiglione, perfetto, quindi il consiglio dell'avvocato è questo, la risposta è in via generale, però per il caso specifico è meglio vedere tutte le carte, quindi bisogna... Perché poi ci sono particolarità per ogni cosa, non... Certo, ecco. Va bene signora? Ho capito, va bene, arrivederci. Arrivederci, grazie signora. Allora, dicevamo, dottor Belcastro, cambia la situazione economica delle famiglie, si può accedere quando cambia l'indicatore ISEE a quei pochi bonus che ancora il governo elargisce alle persone in difficoltà, bonus gas e bonus energia. Sono rimasti ancora, perché sono inseriti nelle leggi dello Stato, i due bonus per il gas e per l'energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica, tutte le compagnie, cioè non c'è una compagnia sì e un'altra no, per tutte le compagnie, fino a 3 kW, per le famiglie italiane che non hanno reddito, valore ISE, superiore a 7.500 euro, possono fare richiesta tramite il comune di residenza, recandosi lì dopo aversi fatto rilasciare l'ISE dal CAF, con una fotocopia del documento, con le ricevute pagate dell'energia elettrica e del gas. Il gas in questo caso deve essere in rete, cioè possono usufruire dello sgravio solo chi usa il metano. Chi ha il GPL con il bombolone o con la bombola non può fare richiesta di bonus. Una volta accertato da parte dell'autorità per l'energia, perché il comune invia tutta la documentazione all'autorità per l'energia, nelle bollette dell'anno successivo si avrà uno sgravio che parte da 54 euro e per il gas nelle zone più fredde d'Italia può arrivare fino a 238 euro. Quindi potrebbe essere questo un piccolo aiuto alle famiglie che sono in difficoltà. Voglio dire che questo bonus non è rinnovabile anno per anno. A chi è scaduto e l'ha fatto l'anno precedente deve rinnovarlo con il modello ISE. Chi qualche anno fa magari lavorava e non rientrava perché l'ISE era superiore, certo, avendo magari perso il lavoro, essendo in mobilità in deroga, in cassa integrazione o in disoccupazione, provi a farsi fare un modello ISE, perché l'ISE è un certificato che attesta le condizioni economiche della famiglia, ma è rilasciato dal CAF in maniera gratuita. Quindi una volta lì accertato se si hanno queste condizioni, poi possono avere questi sgravi. Ed è importante, ecco, rinnovare questo bonus anno per anno. Certo, intanto abbiamo la telefonata. Pronto? Buonasera. Salve. Salve, sono Francesca e chiamo da Cosenza. Benvenuta. Salve, senta, io sono come tante altre cosentini ormai disoccupata. Avevo un contratto a tempo determinato, è scaduto e non mi è stato più rinnovato. L'unica cosa è che praticamente ho dei due contratti a distanza di meno di 10 giorni. Sono stata dall'avvocato, abbiamo intrapreso un'azione legale e mi hanno fissato un'udienza addirittura fra un anno. Volevo sapere, dico, come mai tutto questo tempo? Come si fa intanto in questo anno ad andare? Siete fortunata, perché in altri distretti giudiziari la prima udienza si ha dopo 2 anni. Siccome non è un'impugnativa di licenziamento, ma è una causa di accertamento, sicuramente il suo avvocato
ha impugnato questa sua situazione perché dei due contratti a tempo determinato, data sicuramente saranno stati due contratti di lavoro a tempo determinato per le stesse mansioni, con gli stessi orari, praticamente fotocopia, il suo avvocato avrà chiesto al giudice del lavoro, vedi che questo dichiara che è un rapporto a tempo indeterminato, è vero? Sì, sì. Meraviglioso. Avvocato. No, ma è così. Per cui è un'azione di accertamento. Se vi può tranquillizzare, sebbene la prima udienza è fra un anno e abbisognerà poi questo processo di istruttoria, per cui si perderà almeno un altro anno, dalla pronuncia favorevole del giudice del lavoro, a voi avrete diritto, se adesso non lavorate immagino, No, avrete diritto a tutte le somme non percepite, oltre interessi, rivalutazioni, ricostruzione contributiva, per cui non perdete nulla. Okay, questo sia chiaro, nel senso che è vero che c'è, cioè l'oggetto della domanda è questo, per cui è vero che si protrae moltissimo, però sarà interesse del datore di lavoro, se vuole evitare guai peggiori fra un anno e mezzo o due, cioè regolarizzare, ecco, questa fattispecie. Certo, anche perché una persona perde il lavoro, già un evento, diciamo, traumatico. Sì, ma ci sono molti contratti a tempo determinato che sono elusivi della norma. Certo, cioè, quindi onde evitare bene di pagare più contributi, cose eccetera eccetera, molte volte c'è questo espediente. Va bene? La ringrazio. Bocca al lupo per tutto. Allora, dottor Belcastro, insomma, abbiamo visto che ci sono ancora questi pochi bonus, insomma, incentivi, chiamiamoli come vogliamo, per le famiglie in difficoltà, ma ricordiamoci anche la social card per gli ultra 65 anni. Però intanto abbiamo la telefonata. Pronto? 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 Abbiamo la telefonata? Allora, parliamo della social card intanto che riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico. Allora... Sì, in Italia la social card, proprio per aiutare i più bisognosi, è stata introdotta nel 2009 e è un beneficio che possono usufruirne coloro i quali hanno 65 anni e più. Devono avere un valore ISE non superiore a 6.300 euro. Non devono possedere più della casa e la pertinenza, non devono avere più di un'utenza elettrica o un'utenza di gas, e una volta accertato con l'ISE, ricordo che l'ISE dimostra la situazione economica ed equivalente della famiglia e deve essere lì dichiarato tutto, perché sono in corso tantissimi accertamenti. Il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare. Una volta stabilito che si hanno tutte queste possibilità, si va all'ufficio postale e si inoltra la domanda al Ministero dell'Economia. Il Ministero dell'Economia, una volta fatto l'accertamento, invia al pensionato una carta tipo bancomat che viene ricaricata con 40 euro mensili. Ora, questo beneficio è stato introdotto anche per le cosiddette città metropolitane, cioè con più di 300.000 abitanti. Sì. Ma quella che era già inserita nella legge di stabilità il 2009 ha ancora validità. Anche qui bisogna tenere sempre l'ISE aggiornato, perché l'INPS può fare richiesta e qualora cambia la situazione bisogna comunicarlo. Oltre ai 65 anni, 70 anni, poi possono superare anche i 7.000 euro, e per i neonati, per coloro i quali da 0 a 3 anni e hanno lo stesso valore ISE i familiari, cioè la famiglia, possono avere questa social card fino al terzo anno di età. Perfetto, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Salve. Buonasera a lei. Una domanda per l'avvocato Rodighi. Sì. Senta, io ho ricevuto dal mio comune un'intimazione di pagamento riferita alla TARSU per gli ultimi 5 anni per una seconda casa non inagibile, nel senso che non ha utenze, non ha i pavimenti, non ha l'indono, che è solo coperta. Preciso che pago la TARSU per un'altra abitazione dove risiedo, sempre nello stesso comune. La mia domanda è questa: ho subito fatto l'istanza di autotutela dopo che l'ho ricevuta da pochissimi giorni, e è obbligato l'ente a rispondermi, oppure io, se questo non mi risponde, magari scadono i 60 giorni e poi non ho più la possibilità di fare ricorso
alla commissione tributaria provinciale. Allora, l'istanza, essendo un ente pubblico, quando si fa un'istanza di autotutela non è come un privato, quindi l'ente pubblico ha un obbligo affievolito, si chiama in diritto amministrativo, a rispondere. In che senso? Mentre è codificato che l'istanza di accesso agli atti amministrativi, se l'ente pubblico nei termini concessi non risponde in maniera negativa o positiva a chi fa richiesta, ci sono delle conseguenze anche penali, quindi omissione di atti d'ufficio. Per quanto riguarda l'istanza di autotutela, l'ente non è obbligato a darvi una risposta, perché l'istanza di autotutela è un'istanza che rivolge il cittadino all'ente e dice: vedi che hai sbagliato, ritengo che tu abbia sbagliato per questi motivi. Quindi l'ente può tenerne conto o meno. Qual è la valenza dell'istanza di autotutela? Che innanzitutto, se le motivazioni che voi avete messo a base dell'autotutela poi avranno un riscontro giudiziale, è automatico a richiesta il risarcimento del danno per voi, perché l'ente, nonostante l'istanza di autotutela e quindi era messa a conoscenza che l'atto che aveva emanato era viziato, come nel caso vostro, e nonostante ciò non vi ha fatto lo sgravio e non vi ha nemmeno risposto, se quello che voi dite in autotutela poi trova riscontro davanti a un giudice tributario o ordinario, ovviamente lì c'è il risarcimento del danno, perché l'ente, anche per una economia di spese, praticamente ha fatto spendere soldi all'erario perché si è dovuto costituire in giudizio, fa spendere soldi perché poi voi, il vostro avvocato, avrà le spese di giudizio che andranno a carico dell'ente, e quindi c'è per tutta questa serie di motivazioni, per cui non c'è l'obbligo di rispondere in autotutela, in istanza di accesso agli atti amministrativi sì. E quindi voi che cosa dovete fare? Se non vi ha risposto, ovviamente se non vi è arrivata una cartella di pagamento, ma solo una richiesta di pagamento da parte del comune, una volta che non vi ha risposto con l'istanza di autotutela, l'azione che dovete fare, dito al vostro avvocato, è praticamente un'azione di accertamento negativo del credito. Azione di accertamento negativo del credito, in modo che prevenite proprio la liquidazione del ruolo e la riscossione da parte dell'Equitalia. Quindi deve fare quest'altro passaggio. Giudiziale, cioè siete voi che decorsi tutti i termini per l'istanza di autotutela, che sono 30 giorni, praticamente fate voi, ecco, questa azione di accertamento negativo del credito. Va bene? Tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Naturalmente non fatela voi, ovviamente, illegale, o associazioni consumatori, o legale, ecco, perché certo. Poi sì, sì, c'è sì. Un tecnicismo che va rispettato certo. Comunque. Certo, è stato chiarissimo l'avvocato. Un'altra domanda, su questa richiesta di pagamento del comune, c'è solo non c'è la firma del funzionario, c'è l'indicazione a stampa. C'è l'indicazione di nome e allora, cognome, un decreto legislativo del 95, a me sembrava, forse ricordo... Un altro cattivo vezzo delle amministrazioni che adesso mandano tutto quanto in via telematica, nel senso che voi troverete lì che, diciamo, una norma, perché quello che vi è arrivato è un atto amministrativo e quindi per noi che siamo di vecchia scuola l'atto amministrativo deve avere requisiti di forma e di sostanza naturalmente, no? Mentre invece lì applicano un vecchio decreto, quello che avete citato voi, in cui ci deve essere scritto il responsabile dell'immissione dei dati, sicuramente ci sarà scritto. E non c'è scritto invece? Allora quello è proprio nullo, perché basta che c'è questo responsabile, praticamente non c'è bisogno di alcuna firma. Come sulle multe troviamo il responsabile dell'immissione dei dati. Qua c'è scritto vi arriva solamente. Praticamente una semplice fotocopia, che voi dite che cos'è, un foglietto di carta, mentre invece poi quello è efficace. In modo del tutto illegittimo, perché è un atto amministrativo, esatto. Nel senso che dovrebbe avere altri requisiti. Va bene. Le chiedo scusa, infatti c'è scritto solo, è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, non c'è scritto responsabile immissione dati, anche se questi dati... Come vi avevo detto, certo. È stato chiarissimo, la ringrazio.
Grazie, grazie a lei. Avvocato, continuiamo a parlare con lei perché abbiamo annunciato, abbiamo ricordato all'inizio insomma, questa novità per il fitto casa tramite i vari comitati che ci sono sul territorio, certo. Il comitato per il fitto casa, insomma si muove se qualcosa. Fitto casa e buoni libri verranno erogati a gennaio 2013. Queste sono le notizie ultime che abbiamo avuto dei responsabili dei vari comitati fitto casa, e questo perché termina a fine anno, il 31/12/2012, il patto di stabilità che manteneva e mantiene ferme le somme già erogate, quindi già stanziate, non erogate, già stanziate e ferme alla Regione Calabria per il pagamento in percentuale del fitto casa, oltre che dei buoni libro. Perfetto. Per cui questo, perlomeno questa notizia era auspicabile, che naturalmente per il periodo natalizio e quindi aiutare diciamo, le persone prima di Natale, però non hanno questa sensibilità i nostri amministratori. E purtroppo si tratta di questo perché stiamo aspettando il 2010. Infatti, quindi chissà quando ci vorrà per il 2011. È il 2012, quindi insomma la situazione è davvero... Questo è un altro, come dicevo prima, violazione del patto sociale, perché chi ha deciso di prendere in locazione una casa sapeva che per il reddito che aveva diritto a un contributo fitto casa, che enti pubblici e quindi regione erogavano e dovevano erogare in tempi certi, anche questa è una violazione. Per cui quando si scardina proprio il rapporto cittadino-Stato è ovvio che poi il malessere proprio con gravi disordini poi possono succedere. Questa ancora una volta, non c'è più diciamo etica, morale e quindi giuridicità di quello che si fa. Ormai si firma un contratto e uno sa già tanto. Che esatto. Lo firmiamo, ma poi vediamo se si mantiene. Certo. Purtroppo l'anello debole è sempre... L'anello debole, certo. Telefonata intanto, pronto? Pronto. Salve. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo, da dove ci chiama? Da Montalto. Da Montalto, benvenuto. Prego. Da Montalto, sì, vorrei parlare con l'avvocato Rodriguez. È qui, prego, faccia la domanda. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, io avevo la sua cercare. Fino al mese di giugno me l'hanno caricata, il mese di giugno non me l'hanno caricata più. La social card? Forse il dottore Belcastro. Ah, il dottor Belcastro, forse... Quindi, come mai non le hanno ricaricato più questi 40 euro? Ha avuto notizia, ha avuto qualche comunicazione da parte... Ho avuto una comunicazione da LIMS e mi diceva... Mi diceva che fino al mese di giugno l'hanno caricata, dopo è arrivata l'ISE e non c'era più iscritta mia moglie, perché mia moglie è deceduta a dicembre. E quindi il valore ISE è cambiato da quando è deceduta sua moglie? Sì, lei ha rifatto l'ISE? Perché... Sì, ho rifatto l'ISE, sì. E a quanto è il valore? Era 6.000 e tantissimo. Bisogna vedere quant'è, perché se è fino a 6.300 euro le spetta ancora. Sì, 6.300 euro. Se non supera i 6.300 euro lei ha diritto. E siccome... Allora, che cosa si può fare adesso? Perché bisogna controllare ovviamente sì, l'ISE. Sì, venire al CAF. Quindi il CAF subito. Vado a un CAF, si faccia controllare dove lei ha fatto la domanda dell'ISE, così le guarderanno la posizione, porti questa documentazione che le è giunta da parte del Ministero per capire cosa le imputano per il perché non ricaricano più la social card. Quindi è un problema che può essere risolto diciamo certo, in tempi rapidi. Certo. Perché insomma porti anche se va al CAF. Qui non siamo nelle condizioni di poter ecco. Dire come stanno realmente le cose. Sì, il sì. Signore ci ha detto che è arrivata questa comunicazione, certo. Però bisogna, carte alla mano, controllare che cosa dice il Ministero e qual è la situazione alla luce del nuovo modello ISE.
Certo, quindi porti anche quello che le è stato spedito, insomma, questa comunicazione che le hanno fatto, così almeno gli impiegati del CAF sapranno che cosa, perché, insomma, non. La comunicazione mi diceva, perché sull'ISE non c'era più segnata mia moglie, ma dato che mia moglie è deceduta, l'ISE Non vuol dire sono loro. niente. No, Lei vabbè. deve ricomunicare il modello ISE alla luce della scomparsa di sua moglie, ma se il reddito è rimasto inferiore ai 6.300 euro anche con la scomparsa di sua moglie, lei ha il diritto a mantenere la social card. Ecco perché non vorrei che magari l'INPS ha fatto l'accertamento, lei non ha comunicato che la situazione familiare è cambiata e le hanno sospeso la social card. Ma lei se va al CAF, sicuramente se nelle condizioni che ci ha detto qui questa sera, sicuramente riavrà tutto quanto nei prossimi mesi. Va bene, quindi qualsiasi CAF, il CAF più Sì, la vicino ringrazio, a casa buonasera. sua. Va bene, grazie, grazie perché insomma sono soldi importanti Ma per. questo significa ancora una volta che bisogna tenere aggiornato e Certo. comunicare le variazioni che ci sono state, perché il modello ISE con il carico familiare assegna dei coefficienti. Se uno del nucleo familiare viene meno, potrebbe alzarsi il valore dell'ISE e quindi potrebbe non essere più beneficiario di quel provvedimento. Quindi è importante tenere aggiornato il modello ISE, soprattutto quando cambiano le posizioni all'interno della famiglia. Comunque dicevo, se insomma, viene ricomunicato questa situazione, qualora Sì, dovesse rientrare dei sicuramente se 6.300. rientra, come ci ha detto, e non ho motivo di Certo, dubitarne, si riavrà risolverà. Ah, anche gli arretrati naturalmente, perfetto, questa è certo. una buona notizia per il signore che ci ha chiamato. Telefonata intanto, pronto? 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 Abbiamo la telefonata? Abbiamo un po' di problemi al telefono oggi. Vediamo se abbiamo la telefonata, altrimenti volevo fare una domanda sia al dottor Belcastro sia all'avvocato Rodighiero. Ne avevamo detto prima, insomma, la situazione delle famiglie che cambia, molte persone perdono purtroppo il lavoro, le aziende sono in crisi, in difficoltà, alcune aziende licenziano, altre chiudono così. Abbiamo avuto segnalazioni da parte di lavoratori che hanno perso il lavoro e non si sono trovati i contributi versati dopo tanto tempo. Che cosa bisogna fare in questo caso? Perché sono magari lavoratori vicini anche alla pensione, ecco, quindi si vengono a mancare dei contributi importanti. Mi rispondete tra poco, dopo la telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove chiama? Pronto? Buonasera. Sì, la sentiamo. Da dove ci chiama? La sentiamo, è il ritardo del digitale questo, ci sentiamo un po' in ritardo. Io Se chiamo abbassi un Corrado. po', il volume del televisore, però riusciamo a sentirla meglio, va bene? Se può abbassare un po' il volume del televisore. Ecco, allora, da dove ci chiama? Pronto? Io da Torano. Da Torano. Allora, qual è la domanda che vuole fare ai nostri ospiti? Allora, la domanda è questa. Io sono un pensionato, Sì. no? E percepisco 450 euro al mese di pensione. E Sì. allora, che succede? Mi succede che non faccio niente con questi soldi, perché non gliela faccio più a pagare niente, in poche parole. Mi arrivano soldi dal comune, soldi dell'ICI, e non, cioè non so proprio bollo di macchina, cioè non ce la faccio. 450 euro di pensione, meno del minimo. Diciamo meno del minimo che dovrebbe essere 516 euro se non Sì. sbaglio, No, giusto? io siccome prendevo 550, siccome c'è stato un errore all'Inps, e si trattengono 100 euro al mese. Allora, può lasciare l'INPS? La 140 domanda euro. sorge spontanea. Una persona con meno di quello che è Quanto di le trattengono? 100 euro, Va sotto quindi il minimo. 5,50, c'è stato un errore e si Io la trattengono 100 invito a far euro. riguardare la posizione al Patronato. patronato, Ecco. perché non so No, se. io volevo, cioè la domanda mia è questa. Sì. C'è qualcosa che si potrebbe fare? Perché io mi arrivano tutti i giorni lettere. Come si chiama, dell'ICI, dove devo mandare i soldi mi scrivono sempre per bollo di macchine perché non posso pagare.
Quanti anni ha lei, mi perdoni? Ha più di 65 anni? Io ho 66 anni, io sono del 47. Allora, intanto con questo tipo di pensione lei si faccia fare il modello ISE. Ma io ce l'ho, io c'ho tutto, solamente che io prima avevo un'altra pensione, quella di 270 euro e più questo, e qualcosa potevo pagare, poi me l'hanno levata perché mi hanno trovato una legge dell'80 che dice che con 4.900 euro all'anno io supero il reddito. Ecco, 4.900 euro all'anno può campare una persona. Assolutamente questo, no. Ecco il punto. No, assolutamente no, lei ha ragione, ci mancherebbe altro, che se non si può campare con 2.000 euro al mese, figurarsi con 4.000 euro all'anno. Però scrivono sempre. Lei ha ragione. Non ce la faccio. Lei ha ragione perfettamente. Noi da qui possiamo solo indicarle alcune strade. Una è quella di chiedere, se è possibile, la social card, che potrebbero essere 40 euro al mese. Quindi se lei va a un CAF, si fa fare il modello ISE nuovo, se lei non supera i 6.300 euro, mi pare che non dovrebbe superarli, può fare la richiesta per avere la social card. Poi può fare la richiesta per avere il bonus per lo sconto sull'energia elettrica. Se lei utilizza il gas metano, può fare richiesta di avere anche uno sgravio sul costo del metano. Queste sono le uniche cose che possiamo, come dire, dirle. Il resto purtroppo ci rendiamo conto che lei ha una pensione di fame, sotto un bel po' la soglia di povertà. Noi siamo in chiusura, dottor Belcastro, però consiglierei anche di rivolgersi ad un patronato, perché lo Stato non può lasciare una persona al di sotto, insomma, di quello che viene considerato il minimo. Sia il patronato per questa cosa, sia il CAF per il bonus, per la social card, non deve pagare niente. Quindi si rivolga immediatamente per capire se ci sono le condizioni per richiedere qualche beneficio. Va bene, noi siamo in chiusura, voleva aggiungere velocemente qualcosa? Sì, io no. Cioè, fino a che ho potuto pagare ho pagato tutto, però adesso... Non ce l'ha fatto più. Fate questo come... Mi è arrivata una lettera che mi vengono a pignorare, mi fermano la macchina, insomma, io non mi posso muovere. Io sono malato, io ho un 80% di invalidità, no? Come devo fare? Non è che io sto certo. Bene. Capiamo benissimo, purtroppo siamo in chiusura, la telefonata è arrivata proprio in chiusura della nostra trasmissione. Il consiglio che vi possiamo dare, un patronato per vedere proprio la sua situazione, la sua pensione, perché insomma mi pare un po' strano che le possano lasciarla meno di 516 euro al mese. E poi chiaramente tramite il patronato vedere un po' tutte le strade per... Perché in effetti una persona benefici. non ce la fa davvero con questi soldi ad andare avanti. Grazie, io la devo salutare perché siamo davvero in chiusura. Allora grazie ai nostri ospiti, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero e grazie al dottor Giuseppe Belcastro. Allora il nostro appuntamento con questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci.